Ricky Leroy, fagli sentire la grande botta. Vuoi sembrare anche tu un vero tacchino della zona? Fai le impennate degli zarri. Noi invece oggi impariamo manual. La cosa bella dei manual è che si possono fare ovunque. Sui panettoni. Sulle gobbe. Sul triplo. There is no stopping this. Curva. In curva magari no, eh. In piano. Il modo migliore per imparare a far manual è comunque ovviamente impararlo in piano, o in un prato come in questo caso, oppure ancora meglio in un piazzale liscio dove non c'hai l'irregolarità dell'erba. Adesso vi faccio vedere al rallentatore un manual per farvi capire la posizione corretta, poi andremo nel dettaglio e analizzeremo ogni singolo movimento. Come avete visto in questo video al rallentatore, gambe e braccia svolgono un ruolo fondamentale nel manual. Partiamo dalle braccia. Le braccia, come avete visto, quando si dà il colpo per stendere, devono rimanere poi tese, perché poi con il nostro peso, tutto il nostro peso rimarrà indietro, non dobbiamo tirarci avanti. Quindi ci si carica cercando di tenere il proprio peso un po' sulla ruota davanti per caricarsi. Si piegano un po' le braccia e poi si stendono al massimo in modo tale da dare una piccola spinta per tirare sulla ruota davanti. Per quanto riguarda invece il bacino e le gambe, come avete visto, non bisogna tirarsi avanti. Una cosa molto istintiva che viene da fare quando si inizia a alzare le prime volte la ruota davanti è non rimanere indietro perché si ha paura di capottarsi, ma tirarsi avanti, e quindi la ruota davanti ovviamente riscenderà. Il nostro obiettivo invece è tenere il sedere e il bacino bassi sulla ruota dietro praticamente, senza toccarla, però in modo tale che le nostre braccia saranno stese, il nostro sedere e bacino sarà basso e noi dovremo solo giocare con le ginocchia portando avanti e indietro leggermente il peso. Il manual è un movimento molto tecnico, molto difficile, è proprio di sensibilità, non si può imparare in un singolo giorno completamente bene, bisogna provare e riprovare in tanto tempo. Una cosa che però ho notato che tanta gente ha paura è di capottarsi all'indietro. Bisogna imparare a salvarsi da questa cosa. Ci sono due modi per salvarsi quando si tira troppo manual, quando quindi si va in over. O si usa il freno, che è la cosa più semplice, quindi appena sente che sta per capottare si schiaccia un po' il freno. Invece l'altro modo è mettere giù i piedi. Per scendere dalla bici, quando si esagera col manual, o si scende a piedi pari, quindi bisogna essere abili a mollare tutti e due i pedali nello stesso momento e saltare giù dalla bici. Oppure si può fare anche con un singolo piede, nel senso bisogna togliere il piede che sia davanti, nel mio caso è il sinistro. Quindi quando faccio manual tiro giù solo un piede e l'altro lo lascio giù e lo appoggio dopo. There is no stopping this. Flowers and kisses, yeah. I heard you like chocolate. Light up the candles. Un altro movimento che andiamo a imparare oggi è il nose press. È un movimento abbastanza semplice che serve solo per alzare esclusivamente la ruota dietro. Nel manual abbiamo visto che dobbiamo portare il peso da davanti più o meno a dietro. Invece nel nose press dobbiamo fare esattamente il contrario, cioè da dietro portare il nostro peso avanti per alzare la ruota dietro. Le cose che bisogna tenere a mente per fare il nose press sono: braccia belle dure, non bisogna piegarle, e poi con la nostra gamba che abbiamo dietro, quindi sul pedale posteriore, dobbiamo cercare di tenere il piede, cercare di reclinarlo un pochino indietro, cioè non tenerlo piatto piatto così, ma cercare di inclinarlo leggermente verso indietro per far grippare la scarpa al pedale. Manual e nose press possono sembrare all'inizio un pochino noiosi da imparare e non molto utili, però sono due movimenti fondamentali per imparare quello che faremo nel prossimo tutorial, cioè quello. Imparare a saltare. Allora, per rendervi un pochino meno noioso questo tutorial, facciamo un giro in pump track, così almeno vi godete un giro.
top of my game, I play with an angel. I'm grateful, thank you for the things you do and say to keep me faithful. Thank you for the time you take to keep my heart from danger. Funny how when strangers stepped in made a... Bene, allora anche questo tutorial è finito. Spero che vi sia piaciuto. È importante che scriviate sotto nei commenti che cosa volete vedere anche nel tutorial, oppure se c'è qualche consiglio in più che vi posso dare. Inoltre, ricordate di andare a vedere i video precedenti per vedere tutti gli altri tutorial, in modo tale che se ne avete perso qualcuno potete riguardarli dall'inizio. Iscrivetevi al canale, condividete il video e mettete like. Yo. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Fagli sentire la grande botta.